Il torneo dei gironi, classico appuntamento di novembre del gruppo allargato dell'Under 17 Azzurra, quest'anno vede il trionfo della selezione sud. Dopo la doppietta di Ventola, bomber dell'Ascoli in campionato, per il 2-0 nella prima partita contro la selezione nord, Matteucci e compagni hanno replicato nella sfida finale contro la nazionale Under 17 di Bigica. 3-2 il risultato dopo un match divertente e incerto che possiamo apprezzare nelle immagini del nostro Franco Ricci. Ad aprirlo alla prima azione, subito dopo il calcio d'inizio, l'attaccante della Roma Luca Petrungaro, con una conclusione da calcio a 5 a chiudere un'azione personale sulla sinistra. Il pari arriva solo alla fine del tempo e porta la firma di Flavio Bianchi, capocannoniere del Genoa, in campionato con 9 sigilli dopo 11 giornate. Giocata da centravanti vero per lui, che si libera di Daga e sfrutta la carambola con il palo per infilare in porta il suo diagonale con il mancino. Ma la delegazione giallorossa nella selezione sud è affamata di gol e ci pensa Salvatore Pezzella, favorito da una deviazione sfortunata di Nivocazzi, a mettere a referto il 2-1 ad inizio seconda frazione. Novembre da urlo per il centrocampista della Roma, che chiude così il suo mese da applausi dopo i 4 gol segnati in campionato nelle 3 partite giocate. È proprio Pezzella, subito dopo, a servire a Giuseppe Montaperto, fantasista tutto mancino dell'Empoli, la palla giusta per triplicare. Giocatore dalla tecnica finissima e dalle potenzialità incredibili, il giovane cresciuto nella polisportiva Calcio Sicilia, trascinatore dei toscani nel girone A di campionato, fa parte della nostra batteria di talenti sulla nuova edizione della Giovane Italia, in uscita nelle prossime settimane. Stesso discorso anche per uno dei difensori più promettenti del panorama italiano, ovvero Matteo Anzolin, che insacca il definitivo 3-2 sugli sviluppi di corner. Per lui al Vicenza ormai l'impiego sotto età in primavera è un'abitudine ed il salto verso il mondo del professionismo sempre più vicino. Vigolo non riesce all'ultimo respiro a pareggiare i conti e si chiude così dunque la 3 giorni di match. Per gli under 17 italiani la testa torna ora al campionato con le ultime 2 settimane e ultime 2 giornate del 2016, prima della lunga sosta invernale con l'appuntamento che sarà aggiornato a inizio gennaio. Da Coverciano per la Giovane Italia, Luca Brivio.